Per noi è un orgoglio, l'abbiamo voluto fortemente perché siamo entrati nell'80° di fondazione del Comitato Provinciale Pesaro-Urbino. L'abbiamo voluto fortemente a Pesaro, in primis perché comunque con l'amministrazione comunale di Pesaro, che ringrazio pubblicamente, abbiamo iniziato ormai da 3-4 anni una collaborazione. Ma abbiamo voluto svilupparlo anche su Fano perché è la storia, la nostra, dove siamo nati nel lontano 44. Tutto il campionato regionale hanno partecipato 300 atleti per un totale di 17 squadre e poi al campionato nazionale, ovviamente per la Regione Marche, se ne sono qualificate due, che sono le nostre portabandiera, una di Fano e l'altra del Comitato di Macerata. Siamo molto contenti e aspettiamo di vederli all'opera perché abbiamo grandi aspettative sul fatto che possano portare a casa, diciamo, la competizione giocata in casa, no? Perché, come diceva il Presidente Pagnetti, è la prima volta che organizziamo questa manifestazione. Siamo orgogliosi e quindi non vediamo l'ora di iniziare. È un evento importante che riospitiamo con orgoglio perché già nel 2010 Pesaro aveva ospitato le finali nazionali. Quest'anno, grazie al CSI provinciale e regionale, abbiamo l'opportunità di riabbracciare questo grande evento che vede tanti giovani competere per quello che è un loro sport e nel quale noi crediamo molto.